carissimi, bentornati sul canale Passione Motori, come state? Tutto bene? Amici, oggi andiamo insieme a provare ad analizzare un'auto storica, il Lancia Delta Integrale Evoluzione. Ho già provato questa macchina in passato, ma diciamo che oggi andiamo non solo a testarla su una strada chiusa, quindi molto bello, ma la analizziamo anche più in profondità, sia a livello tecnico, vedendo insieme un po' tutti i dati e proprio la meccanica del veicolo, sia durante il test drive, quindi analizzandola come se stessi facendo un test drive di un'auto di oggi con tutti i parametri del caso, no? Quindi risposta del gas, cambio, posizione di guida e tanto altro. E grazie a tutta l'esperienza che ho accumulato in tutti questi anni di prove di vetture, andiamo a vedere se questa Lancia Delta Integrale ancora oggi nel 2022 è un'auto che ha il suo perché. A livello storico lo è sicuramente, ma dobbiamo vederlo anche dal punto di vista della guida, o no? Sicuramente molti di voi sono in vacanza o ci andranno a breve ed è quindi molto importante che prima di partire con la vostra auto facciate un bel check. Avete controllato l'olio? Avete controllato le gomme? I freni? Liquido del radiatore? Ce n'è? Per ordinare a prezzi super vantaggiosi tutti questi ricambi per la manutenzione della vostra auto, calcolate che io per un 330 diesel, BMW 330 diesel, dischi davanti e pastiglie davanti, 139 euro. E ho scelto anche quelli belli, perché ce n'erano anche a prezzi inferiori. Io ho voluto scegliere quelli belli, 139 euro. Non fate i tirchi, badate alla vostra sicurezza, godetevi la vostra automobile in vacanza perché lei deve portarvi ovunque senza dare alcun tipo di problema. Link in descrizione, Autodoc, e acquistate tutto ciò di cui avete bisogno. Amici, noi adesso ci spostiamo alla lavagna ed andiamo ad analizzare la meccanica della Delta Integrale. Allora, cerchiamo di andare il più velocemente possibile. Partendo da un'auto che di sportivo aveva ben poco, come la berlina degli anni 70, i tecnici della squadra corse di Lancia sono riusciti a fare l'ennesimo miracolo. Perché ennesimo? Perché avevano già ottenuto buonissimi risultati con la Fulvia e poi la Stratos. E hanno creato una macchina capace di vincere 6 mondiali, uno in seguito all'altro. 6 anni di fila. Tanto che la Lancia Delta 4WD è la macchina di Lancia che ha collezionato complessivamente più vittorie e titoli. Mi sono fatto preparare da Giovanni, il mio fantastico ingegnere. Sì, adesso ho deciso che è mio. Una bellissima tabellina che mi fa vedere un po' di informazioni interessanti sul motore. Perché questa Lancia si chiama HF integrale? Innanzitutto HF sta per Hi-Fi, ossia High Fidelity, alta fedeltà. Era infatti un club esclusivo creato da Lancia al quale poteva aderire chi avesse acquistato almeno 5 Lancia nuove di fabbrica o si fosse comunque distinto come cliente speciale del marchio. E quindi poi questa sigla è stata utilizzata sulle auto sportive e sulle auto che dovevano essere riconosciute. La prima Lancia Delta 4WD esce dallo stabilimento di Chivasso nell'86. Questa prima versione usciva con 165 cavalli. Qui, come potete vedere, ho scritto un po' tutti i modelli, la 4WD che è stata fatta dall'86 all'88, poi c'è stata la 8 valvole, 16 valvole, la Evo e la Evo 2. Tutte comunque erano 2000 turbo, avevano il motore montato trasversalmente, vi lascio in sovraimpressione adesso l'immagine per capire la differenza tra trasversale e longitudinale. Tutte a carter umido, quindi non era un motore nato per le competizioni. Tutte avevano 84 di alesaggio e 90 di corsa, dopo qua ci torniamo, e tutte erano a iniezione elettronica. La prima aveva 165 cavalli, è passata poi a 185, 200, 210 e 215. Questa è stata l'evoluzione di questa macchina. Queste prime due avevano 8 valvole, mentre da qui in poi ne avevano 16. La Evo 2 era quindi capace di percorrere lo 0-100 in 6 secondi e 4, mentre la Evo 1 6 secondi e 2. Perché? Perché la Evo 2 aveva il catalizzatore. Quindi nonostante avesse più cavalli, purtroppo perdeva un pochettino nello 0-100. Ora, se dovessimo analizzare tutte le caratteristiche tecniche di questa vettura, non ce la faremmo più. Le cose importanti che mi sento di dirvi prima di andare a provare la macchina sono un paio. La macchina era dotata di 3 differenziali, quindi ovviamente uno anteriore, uno centrale e uno posteriore. Aveva l'anteriore che era un differenziale aperto, il posteriore che era un differenziale Torsen e il differenziale centrale che era aggiunto viscoso ferro Ferguson, capace di ripartire la coppia 56% davanti e 44% dietro. Era una macchina dotata ovviamente
niente di sospensioni indipendenti sia sull'anteriore che sul posteriore. Davanti montava delle MacPherson con barra antirollio, dietro montava sempre le MacPherson, ma aveva delle aste trasversali e dei tiranti longitudinali. Sicuramente avere magari un doppio quadrilatero sarebbe stato meglio, ma comunque andremo a vedere insieme come si comportano queste sospensioni. Tradotto cosa vuol dire? Parliamo velocissimo di sospensioni. Allora, diciamo che la sospensione ideale è la sospensione che permette alla ruota di avere sempre il massimo contatto con l'asfalto in qualsiasi condizione, cioè in accelerazione, in frenata, in curva, quindi quando l'auto tende al rollio. La sospensione migliore è quella che tiene la ruota ferma, non deve modificarsi la campanatura, la convergenza, altrimenti ovviamente la macchina poi ha un comportamento sbagliato. Come si fa ad avere il risultato migliore? Per esempio un multilink, si chiama appunto multilink perché ha un sacco di barre, barrettine o anche il doppio quadrilatero, quindi magari c'hai bracci triangolari sotto, magari anche sopra, tiranti, aste, barre, eccetera. Ovviamente così è meglio perché la sospensione rimane ferma. La sospensione giusta si deve muovere solo verticalmente, deve muoversi solo per così. Ultimo accenno al motore: abbiamo visto che ha 84 di alesaggio per 90 di corsa. Quando l'alesaggio è inferiore alla corsa, come in questo caso, il motore si chiama sottoquadro o corsa lunga. Quando alesaggio e corsa sono perfettamente identici, per esempio nel 2JZ è 86x86, questo è un motore quadro. Mentre quando l'alesaggio è più alto della corsa, il motore si chiama super quadro o corsa corta. Quali sono le differenze? Che un motore sotto quadro, che di solito viene anche prediletto per i motori turbo, ma non sempre, è un motore che ha più spinte, più coppie in sotto e non fa tanti giri, non spinge tanto in alto. Mentre un motore super quadro, al contrario, per fare potenza ha bisogno di fare tanti giri, però poi sopra, quando fa un bel po' di giri, di potenza ne ha. In questo caso quindi il motore è un sotto quadro. Un esempio di un motore super quadro corsa corta c'è l'RB26, che nonostante sia turbo è super quadro, oppure per esempio il motore dell'S2000, che però appunto è aspirato, fa 9000 giri, spinta in alto, potenza in alto, chiamato F20C. Va bene, andiamo a provare insieme questa macchina e vediamo com'è. Strada chiusa. Le prime impressioni è che è un'auto molto più semplice da guidare di quello che mi immaginavo. Pensavo fosse una cosa old school, molto più difficile. In realtà no. Le sospensioni mi piacciono un sacco. Per queste strade sono veramente perfette. Anche sugli scollini, dislivelli, sono veramente perfetti. Non senti mai le ruote che si staccano da terra, a parte quando prendi veramente dei salti molto importanti. La reattività dello sterzo potrebbe essere migliore. Ovviamente con le auto nuove abbiamo un'impressione di avere l'anteriore leggerissimo, anche grazie appunto alla precisione che abbiamo con lo sterzo. Questa qui è un'auto di altri tempi, quindi la devi buttare dentro e ovviamente le mani dal volante le togli. Non è un'auto che ti basta fare pochi gradi di sterzata. Il posteriore invece mi piace molto. La sale posteriore, se impostate la curva bene, riesce a seguirvi. Non si comporta come un'auto a trazione posteriore ovviamente, però vi aiuta davvero molto nelle curve. È piacevole. Ciao, se ti piacciono i contenuti di Passione Motori, considera l'iscrizione. Clicca e iscriviti per supportare il canale. Tanto è gratis. Motore, la potenza non è tantissima, si sente la presenza di turbo lag, quindi diciamo che su queste strade, se la si fa scendere troppo di giri,
ci si rende conto che poi dopo in uscita dal tornante fa fatica, quindi in alcuni tornanti conviene mettere in prima, buttarsi dentro, godere della sua trazione e poi salire come i pazzi. Sì, bro? Il sound, ragazzi, è veramente particolare, nonostante sia comunque un 4 cilindri, è proprio il suono del Delta. Da non confondere col Subaru, perché non c'entra nulla, eh? Ovviamente questo non è un boxer. La risposta del gas non è niente male, i freni ovviamente si sente che stiamo parlando di un impianto originale, quindi può risultare un pochettino spugnoso, ma diciamo che per un utilizzo stradale e per l'età dell'auto devo dire che la macchina frena. Anche la seduta ovviamente di auto di altri tempi è comunque ben bilanciata, nel senso che io mi trovo bene al centro dello sterzo e vi assicuro che questo non è una cosa da niente, perché mi è capitato spesso di salire su macchine dove, per esempio la Mini, no? Macchina ok, va forte, piccolina eccetera, però è tutta storta, c'hai lo sterzo qui, i pedali lì, questa è ben bilanciata. La posizione dei pedali non è niente male, perché alla fine ti aiuta anche a fare il tacco punta. Ovviamente stiamo parlando di una macchina che ha comunque un'impronta sportiva, quindi ovviamente tacco punta possibile farlo. I sedili sono super confortevoli, sono abbastanza contenitivi, anche in questo caso non stiamo parlando di sedili da corsa, quindi se vi immaginate, non so, i Sabelt o i Recaro che vengono montati sulle vetture di oggi, anche vetture che non c'entrano nulla con questa, tipo una Fiesta ST ha dei sedili che sono più contenitivi. Stiamo comunque parlando di un'auto di altri tempi. Diciamo che è veramente comoda, cioè questa auto qui è bella per andarci in giro, non da lasciarla in garage. Il cambio, allora il cambio è un cambio morbido, abbiamo ovviamente un cambio 5 marce, è un cambio che sinceramente è molto piacevole da utilizzare, ma non ti dà l'idea di essere un cambio sportivo e sinceramente preferirei appunto avere la corsa della leva un pochettino più corta, soprattutto per un'auto così pensata per correre tra i tornanti. Per quanto riguarda la qualità degli interni, stiamo parlando comunque di un'auto che ha parecchi anni, ma apprezzo tantissimo tutti gli indicatori che ha. Il tachimetro dei giri, che tra l'altro ha una forma molto particolare che vedete adesso in sovraimpressione, tipica della Delta. Abbiamo ovviamente il tachimetro della velocità, ma abbiamo il voltaggio della batteria, ovviamente la benzina, temperatura dell'acqua, pressione del turbo e qui abbiamo anche pressione dell'olio, importantissima, e temperatura dell'olio. Questa è una cosa incredibile che nelle nuove auto è difficile trovare, a meno che non abbiamo il computer di bordo e un'auto comunque molto sportiva. Però diciamo che la bellezza della lancetta e senza dover schiacciare i tastini, avere subito sott'occhio tutti gli indicatori, è qualcosa che solo le auto old school possono regalare, o comunque auto preparate, no? Che quindi vengono aggiunti tutti gli indicatori. Quindi la cosa importante è: questa macchina è divertente, è piacevole? Assolutamente sì. È una macchina che appunto in versione stock come questa non è adatta alla pista, perché comunque ha bisogno di ulteriori upgrade. Non è velocissima, ma ovviamente non è neanche una macchina lenta, stiamo comunque parlando di un 2000 turbo. È piacevole, piacevole da guidare, divertente. Allora Giovanni, già partito tutto? Già partito tutto. Qua stai parlando con un professionista. Siamo a bordo quindi della tua bellissima Lancia Delta integrale, sì, bellissima, perché è la tua. In realtà è di mio padre, comunque vabbè. Va bene, però diciamo che è di famiglia. È di famiglia. Lei è di famiglia dal 1992. Perfetto, prima che io nascessi. Questa è una delle prime 500 prodotte. Sì. Nel baule ha ancora il sacco per l'intercooler e il raffreddamento ad acqua, che è stato montato solo nelle prime per omologarlo nel gruppo M. Ma veramente? Certo, c'è un sacco di plastica, ovviamente non è molto funzionante, sì, però la predisposizione diciamo è già tutta fatta con gli spruzzatori davanti. Allora, quello che io adesso voglio sapere
sapere da te è questo. Io ho provato la macchina, ho dato un po' le mie impressioni a caldo, perché ovviamente non è che la guido da anni, quindi sono le mie prime impressioni di questa vettura e delle impressioni che può avere un ragazzo che ha quasi 30 anni nel 2022. Ora io però voglio sapere invece che cosa ne pensa una persona che innanzitutto ha più esperienza, la guida da un sacco di anni e conosce molto bene le Delta, perché quante ne hai avute? Beh, il totale non me lo ricordo, però più di 5 sicuramente. Perfetto, allora voglio sapere cosa ne pensi di questa vettura, quindi quali sono secondo te i pro e i contro di una vettura stradale originale così. Sì, certo. Vai. Allora, la Delta oggi ha delle prestazioni che non sono confrontabili con le macchine odierne. Esatto. Perché c'è stata una fortissima evoluzione. Esatto. Però all'epoca si confrontava con poche auto. Da fermo e dove conta l'agilità, la Delta aveva un ruolo abbastanza importante. Ho avuto la fortuna di essere passeggero su diverse auto di quell'epoca. Sì. E di guidarne parecchie, ad esempio la Celica l'ho guidata, okay. Sia la Carlos Sainz, sì, diciamo l'ST185, che la GT4. Bravissimo, ti volevo proprio chiedere questo, rispetto alle auto del tempo. Allora, la Delta era più mito, a volte meno concreta. Ok. Impianto frenante inferiore. Rispetto a quelle? Sì. Okay. Prestazione superiore rispetto ad alcune. Ok. Però diciamo che aveva la Delta Evoluzione, stiamo parlando. Sì, certo, certo. Un telaio, un insieme, telaio, freni, motore, che permetteva anche a una persona normale di divertirsi. Ed è la stessa cosa che ho detto io, cioè provandola mi sono reso conto che è una macchina è che divertente. Veramente possono guidare tutti, oltre sì. ad essere divertente, è semplice. Esatto, fino a che arrivi al limite, poi diventa un pochino rognoso. Ok. Però rispetto a una Escort, che era più per persone esperte, sì, la Delta era un pochino più facile, più difficile di una Celica. Ok. Il Subaru se la giocava, la Subaru anzi, se la giocava molto bene con la Delta, anche se era già uno step evolutivo successivo. La Subaru è nata quando la Delta è arrivata alla fine della sua carriera. Ok, certo. Sostanzialmente. Certo. La Impreza, ovviamente. Sì, 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 certo. Allora c'era la Mazda 323, che da originale non era granché, ma sì, preparata, era un mostro, era pazzesca. Ok. C'era la Nissan Sunny GTR, Madonna, che quella era SR20 di motore, era spaziale. SR20, lo stesso motore della Nissan Silvia lo montavano sulla Sunny GTR, però anziché essere longitudinale lo mettevano trasversale come sì, quasi tutte le quattro ruote motrici. Esatto. È sicuramente un'auto che ancora oggi può far divertire, sì, più sì, di tante auto sono molto più fredde. Bravissimo. Schematiche. Bravissimo. Precise, veloci. Sì, 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 è vero. Questa è più sanguigna, una macchina che guidi un po' più con la passione. A me sai cosa è piaciuto tanto? Dimmi. Le sospensioni di questa macchina. Ecco, quello ha un'escursione, sì, l'evoluzione, fantastico, che la facilita tantissimo nel fantastico, copiare la strada. Sì, io direi che possiamo quindi concludere così. Se vogliamo andare a bere qualcosa insieme, un bel succo di frutta con un po' pelmo, di, sì, ma un po' di nitrometano, che così. Di nitrometano. Oh, va bene, dai. Andiamo. Amici, bentornati in studio. Allora, cosa ne pensate di questa Lancia Delta Integrale Evoluzione? Vi devo dire la verità, pensavo molto peggio. Sono rimasto veramente impressionato soprattutto dalle sospensioni di questo veicolo, perché veramente si lasciava guidare molto bene su strada. Non è assolutamente un'auto da corsa, ma sappiamo benissimo che il reparto dedicato alle corse di Lancia del tempo ne aveva creato un mostro capace di vincere dei mondiali. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa auto nei commenti e noi ovviamente ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto.